invece di stare a letto la domenica mattina? Pellestrina. Niente, è diventata una missione. Con tutte le cose che ci sono a fare a Chioggia, per noi è una missione pulire il mondo per un mondo migliore, lasciarla alle nuove generazioni. Va bene, grazie. Ciao. Ieri, domenica 16 maggio, è stata una giornata all'insegna della pulizia di Caromanna, riserva naturalistica e non semplicemente oasi. Qui, come conferma il dottore forestale responsabile della LIPU, Luca Manprin, da più di un anno e mezzo non si fa pulizia a causa della pandemia. Ci ha portato ad un accumulo di rifiuti importante, facendo raccogliere ai volontari circa 170 sacchi di sporcizie varie, oltre a 24 boe di galleggiamento e altro ciarpame in pessime condizioni. Più di un centinaio di persone sono intervenute, a partire dall'associazione ambientalista Amico Giardiniere, che ha organizzato l'evento, ai volontari dei Retake di Padova, un gruppo di biologi marini, oltre a numerose persone che si sono aggregate all'iniziativa, provenienti soprattutto dal Padovano e da zone della laguna. Presenti anche tre membri della lista Obiettivo Chioggia. Per giungere alla località di Caromanna, oltre ai tre barchini messi a disposizione dai volontari del gruppo, è intervenuto il bragozzo Ulisse, che ha traghettato numerosi volontari a titolo gratuito. Al termine della mattinata, in poco più di due ore, i sacchi di pattume sono stati portati al punto di raccolta convenuto con Veritas. Manprin ha ricordato l'importanza della riserva, unica nel veneziano, sottolineando l'impossibilità di gestire la pulizia del territorio con i mezzi ed attrezzi tradizionali, in quanto troppo fragile e delicato è l'ecosistema con cui convive. Serve la mano e l'occhio dell'uomo, ha detto, in modo da poter discernere ciò che è immondizia da ciò che non lo è. Ciò vale soprattutto in questo momento, essendo stagione di nidificazione. Al termine, i rifiuti sono stati vagliati dai volontari di Venice Calls, che li hanno suddivisi per tipologia, contati e pesati per poter monitorare il tipo e la quantità di rifiuto che arriva sulle spiagge di Venezia. Un lavoro immane. La prossima pulizia sarà il 20 giugno al Forte San Felice a Sottomarina. L'appuntamento di culto con la pizza Sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Tre Serenissima sta cercando di convincere gli ultimi sessantenni che si devono ancora vaccinare, in particolar modo quelli che non vogliono dover aspettare il richiamo con la paura che la data vada a coincidere nel periodo delle ferie. Per ovviare a ciò viene messo a disposizione il vaccino della Johnson & Johnson, che è monodose e quindi senza richiamo. Tra le altre iniziative possibili per coinvolgere chi finora non ha voluto o potuto vaccinarsi, l'utilizzo di un camper attrezzato per le somministrazioni, per raggiungere i luoghi dove c'è stata minore risposta. Lo leggo da Venezia Today. Il ministro Speranza sta tagliando le restrizioni, si parla ora di posticipare il coprifuoco alla mezzanotte e anche se i numeri danno conforto si deve procedere con cautela. La data per la riduzione del coprifuoco dovrebbe essere il 24 maggio, alla stessa data dovrebbero poter riaprire i centri commerciali, festivi e i prefestivi. Sarà da discutere anche se continuare a tenere la mascherina all'aperto durante l'estate. Il centrodestra sta spingendo verso maggiori e più celeri riaperture. Le pressioni più forti sono quelle che si concentrano comunque sul coprifuoco. Il turismo e l'intrattenimento risentono della restrizione che impedisce di affrontare una serata di relax o di intrattenimento con la spada di Damocle per l'orario. Lo leggo sulla Voce di Venezia. Ieri due presidi sono stati organizzati per chiedere una destinazione d'uso diversa per l'ex ospedale al mare, che a tutt'oggi dovrebbe vedere la realizzazione di due resort. I presidi si sono tenuti una a Santa Maria Elisabetta e seconda all'ingresso dell'ex ospedale, uniti da un unico lungo serpentone.
Ciò che si chiede è che Venezia segua uno sviluppo diverso da quello che come fine ha solo il turismo, settore che rischia di soffocare la città come si sta vedendo in questo periodo di lockdown appena trascorso. Secondo i comitati che hanno organizzato la manifestazione, si deve puntare sulla crescita dei residenti, sulla lotta al cambiamento climatico, sulla sanità e su un'ottica che non conduca solo alla ricerca di profitto e di speculazione. Lo leggo su Venezia Today. Un albergo a Mestre, in pieno centro storico, dopo l'ispezione da parte dei carabinieri, è risultato contravvenire a molte norme in un'operazione congiunta tra le unità specializzate in lavoro e in sanità, che ieri ha visto coinvolto un grande spiegamento di uomini ed è risultato una grande situazione di degrado e così tante violazioni in materia di sicurezza e igiene da dover sottoporre l'attività a sequestro. Sono risultate sporcizia, carenze strutturali, mancanza delle elementari norme di sicurezza, pessime condizioni igienico-sanitarie, assenza di strumentazioni antincendio, presenza di cavi elettrici scoperti, oltre ad altro, inclusa la mancanza del documento di valutazione di rischio o messa a dotazione dei presidi sanitari. La denuncia fatta è di carattere penale, 72.000 euro il totale delle sanzioni. Uno degli occupanti straniero, con divieto di dimora nel comune di Venezia, non era stato neppure denunciato come persona alloggiata. Ora sono in corso approfondimenti per eventuali frequentazioni e per i movimenti attorno alla struttura. Lo leggo sulla Voce di Venezia. Molte sono le antenne installate negli ultimi tempi per potenziare il segnale per le nuove telefonie. Seppur autorizzate, esteticamente si fanno vedere e non vengono notate in senso positivo. Viene richiesto all'amministrazione da più parti politiche la predisposizione di un piano per le antenne. Lo scorso anno, quando ne sono state installate all'interno del campanile del Duomo per il 5G, il sindaco Ferro aveva emesso un'ordinanza per impedirne l'attivazione in via precauzionale, asserendo che non si conoscono ancora gli effetti del 5G ed era meglio evitare questo tipo di impianto. In seguito, lo stesso governo aveva proibito ai comuni di vietare il 5G se non in assenza di specifiche motivazioni. Numerosi a Chioggia gli impianti per il 5G e il 4G+. Lo stesso Dolphin Lega aveva proposto, ancora quando era stato fatto il divieto per il 5G, di preparare un piano antenne distribuendole nel territorio sulle strutture pubbliche in modo che da permettere al comune di incamerare, dando inoltre alle strutture un senso architettonico. Un'azienda al tempo era disposta anche a contribuire sostenendo le spese necessarie con 400.000 euro. Ora le stesse osservazioni vengono fatte da Obiettivo Chioggia. Lo leggo sul Gazzettino di Venezia in edicola oggi. AgriFree è un'azienda di Porto Viro che coltiva grani biologici a chilometro zero in pieno parco del Delta del Po. Dalla macinazione a pietra del proprio grano ne ricava la semola e le farine bio, che vengono successivamente utilizzate per produrre pasta bio e altri prodotti come gallette, grissini, biscotti e piadine. Il nostro motto è vivere bene, mangiare sano, prodotto italiano. AgriFree, i sapori del Delta. Per info 338-344-7466 oppure www.agrifree.it. Ieri mattina i vigili del fuoco del comando di Mira hanno recuperato bombole che attendevano di essere rimosse, ciò dopo una segnalazione con cui si denunciava che la zona fosse diventata una discarica a cielo aperto, ricca di materiali pericolosi e facilmente infiammabili. Un'area di 3.000 metri quadrati, invasa da copertoni, olio esausto, Ethernet e tra l'altro zona frequentata, in cui i cittadini che transitano sono preoccupati per l'abbandono del materiale. Lo smaltimento di Ethernet deve seguire un piano di raccolta e smaltimento approvato dall'ULS, intervento da parte di una ditta specializzata. L'area viene comunque percepita come una discarica e usata come tale, nonostante le azioni che vengono intraprese per scoraggiare simili comportamenti incivili. Lo leggo su Venezia Today. Amazon a Venezia, a Porto Marghera, aprirà un magazzino di deposito di smistamento il prossimo autunno di circa 11.400 metri quadrati. Saranno creati 20 posti di lavoro a tempo indeterminato, oltre a dare la possibilità a 50 autisti di poter essere messi sotto contratto anch'essi a tempo indeterminato tra le aziende che dovranno occuparsi di logistica. Il magazzino verrà isolato termicamente e dotato di pannelli fotovoltaici, realizzate aree verdi con un progetto condiviso col comune. Il punto a Porto Marghera tende a nascere green, disporrà di 100 punti di ricarica elettrica per auto per i dipendenti e 554 punti di ricarica per i furgoni. Sarà installato un impianto per massimizzare l'efficienza energetica. Ora sono aperte le selezioni per alcune posizioni di livello e di quadro. Per gli operatori invece le selezioni partiranno le prossime settimane. Per candidarvi potete accedervi al sito www.amazon.jobs. Lo leggo sulla Voce di Venezia.
Ieri notte, al largo di Chioggia, è stato avvertito dai sismografi un terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter, a una profondità di circa 22 km, evento raro nel Mar Adriatico. Fortunatamente senza danni a persone o cose, lo leggo sul Nuovo Terraglio. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi 17, lunedì, è la farmacia Cutulakis a Chioggia in Rivavena. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti. Thank you.